Ciao a tutti, bentornati. Oggi giornata spacchettamento perché ho intenzione di mostrarvi il contenuto di due pacchi che mi sono arrivati. In questi giorni in realtà mi sto dando la pazza gioia con lo shopping, io direi shopping sfrenato, sia di skincare che di make-up, che chiaramente vi mostrerò, ve ne parlerò. Alcuni di questi però mi devono ancora arrivare, pian piano ve li mostrerò tutti, ma oggi voglio concentrarmi, anzi o meglio voglio parlarvi di questi due pacchettini e sto parlando di Look Fantastic e MAC. In realtà per fortuna c'erano degli sconti sia su MAC che su Look Fantastic, quindi ho per fortuna utilizzato e sfruttato quegli sconti lì. Per quanto riguarda Look Fantastic ho preso delle cose che principalmente mi servivano, prodotti che di cui necessitavo, che mi erano terminati, che volevo provare. In realtà sono soltanto tre prodotti. Primo prodotto per me è un must ed è Olaplex, l'Olaplex numero 3. Questo qui è un prodotto che nella mia hair care routine, hair care collection non deve mai mancare. Questo qui, il numero 3 in particolare, va a riparare le lunghezze, va a chiudere le punte. Io lo utilizzo tipo maschera una volta a settimana o ogni due settimane. Cerco di farlo stare il più a lungo possibile perché davvero quando lo utilizzo do un po' di forza in più ai miei capelli e mi piace tanto, è un prodotto che non deve mai mancare tra i miei prodotti per capelli. Altro prodotto però per me è novità, sia come prodotto in sé sia anche come concetto di prodotto, è questo prodotto di Clinique. Questo qui è il Take the Day Off. Perché ho preso questo prodotto? Questo qui non è altro che un balsamo viso struccante, visto così sembra un burro, un balsamo che poi scaldato con le dita diventa un olio. Perché ho deciso di prendere questo prodotto? Perché ho intenzione di fare la doppia detersione. In realtà ho deciso di apportare qualche step in più alla mia skincare, motivo per cui ho appunto deciso di fare con costanza e seriamente la doppia detersione. In realtà ho già iniziato con il detergente di Ren, di cui tra l'altro vi ho già parlato. Ad esempio quello lì mi piace, è un detergente che a primo impatto sembra un gel, che poi scaldato sul viso diventa un olio e va a struccare bene, insomma, tutto il trucco. Poi però, insomma, avevo voglia di cambiare, di provare altri prodotti, ho preso questo qui, che tra l'altro è anche in formato full, da 125 ml, poi ho sentito parlare abbastanza bene di questo prodotto e quindi mi sono fatta convincere. Infine, ultimo prodotto è un fondotinta di NARS. Questo qui è il Natural Radiant Longwear Foundation nella colorazione Medium 1.5 Vallarius. Perché ho preso questo fondotinta, vi chiederete, anche perché ho preso un fondotinta qualche settimana fa e anche un mese fa, quello di Urban Decay. Ecco bene, l'ho preso proprio perché ho sbagliato colorazione con quel fondotinta e questa volta ho preso una colorazione un po' più scura. Questo qui infatti, come vedete, è più scuro della mia pelle proprio perché ho intenzione di miscelarlo con il fondotinta di Urban Decay di modo che io possa trovare il mio colore. Il colore lì è davvero bianco, sembra un fantasma, quindi ho bisogno di qualcosa che lo vada a scaldare. Visto che questo era uno dei fondotinta che io volevo provare, l'ho acquistato e poi sicuramente anche l'estate, se non lo utilizzo tutto quest'inverno, quest'estate quando sarò bronzata sarà perfetto. Questo era tutto quello che ho preso da Look Fantastic. Non ricordo bene lo sconto, io ho utilizzato penso lo sconto del single day sul 20%, forse 30, non ricordo con esattezza, però per fortuna insomma ho sfruttato quello sconto lì. Per quanto riguarda invece MAC, su MAC invece c'era il super scontone dell'anno. Io in realtà non sapevo nulla, la mia migliore amica mi ha avvisata, io ero completamente ignara, non avevo neanche letto la mail probabilmente, perché su MAC c'era sempre l'11 novembre, c'era uno sconto pazzesco, cioè su tutti i rossetti e su tanti altri prodotti, anche ombretti, i fissanti Fix Plus, lo spray fissante, costavano tutti 11 euro, a parte però i fondi costavano 22 euro, però la maggior tutti i rossetti, anche edizioni limitate, insomma costavano 11 euro, molti erano già andati sold out, io però insomma ho preso quello che più mi piaceva. Un prodotto che ho preso è il fissante, il Fix Plus, uno dei prodotti più famosi di MAC. In realtà quello che avrei voluto prendere non era lui, ma era il Fix Plus all'acido ialuronico, ma io l'avevo messo nel carrello dopo pochissimo, qualche minuto, era già terminato, e ho preso questo qui. Questo qui è il Fix Rocks al profumo di rose, andiamolo a provare. Sento le rose.
E ricordo che io questo prodotto l'avevo già provato diversi anni fa in formato mini size e ricordo che mi piaceva tantissimo. Io lo utilizzavo anche prima del make-up, sia come diciamo rinfrescante pre-make-up e anche subito dopo il make-up. Ricordo che il trucco mi restava fisso e aveva una durata molto più lunga quando utilizzavo questo fissante, e quindi insomma ho approfittato, anche perché il prezzo era davvero basso, il formato era da 100 ml, quindi non potevo farmelo sfuggire. Poi ho preso ben 3 rossetti, poi non ho preso altro. Devo dirvi la verità, io prima acquistavo molto di più i rossetti MAC, infatti tutti quelli che ho li ho presi diverso tempo fa, se non per un colore in particolare che io acquisto tutte le volte, ed è l'unico rossetto che io riesco a terminare, ed è MAC, il mio rossetto preferito. Però insomma negli ultimi anni, vuoi perché ci sono uscite molti nuovi brand, quindi insomma l'ho un pochettino accantonato, però i rossetti di MAC restano per quanto mi riguarda tra i migliori sul mercato, e io in realtà ho voluto prendere dei finish che non conosco. Io già conosco, ho utilizzato, provo, testato i rossetti matte, i satin, i cream sheen, gli amplified, quindi bene o male quasi tutti i finish io li conosco. Ma questa volta ho voluto provare dei finish nuovi perché insomma ero curiosa di provarli. Partiamo da questo qui, che è un finish appunto nuovo, il Powder Kiss nella colorazione 906 Shocking Revelation. Sì, allora questo qui ad esempio il colore io l'avevo visto sul sito, mi sembrava stupendo. Anche il packaging in realtà di questo finish, di questa gamma di rossetti, è diverso, perché a differenza dei classici è completamente opaco. Il rossetto, la colorazione è questo rosso fucsia freddo, che mi sembra bellissimo ed è stupendo. Infatti per fortuna ho indovinato il colore, è questo rosso con la punta di blu, che è praticamente il mio rosso. E poi la profumazione dei rossetti MAC, per chi li conosce, è inconfondibile. Questo qui, leggendo un po' le descrizioni del prodotto, è un rossetto completamente opaco, ma che a differenza dei classici opachi che noi conosciamo di MAC, ha invece un'idratazione un po' più elevata rispetto ai classici matte, che sono un po' più secchi. Questo qui infatti si stende, io lo vedo anche stendendolo sulla mano, si stende con una facilità estrema, proprio scivola. Ha un effetto però completamente opaco, ma dona comunque un'idratazione diversa rispetto ai classici opachi che conosciamo. Il packaging è bellissimo perché è diverso un po', questo opaco bellissimo. Il colore stupendo. Poi ho preso questo qui, che è nella versione, nel finish, Love Me Lipstick, che ha questo packaging anch'esso diverso rispetto ai classici rossetti di MAC che conosciamo, completamente diverso, sembra quasi una limited edition, però in realtà penso sia solo un finish diverso. Quindi si chiama Love Me Lipstick, la colorazione è As If I Care, la colorazione è questo malva intenso molto molto bello. Sono andata sui miei colori, insomma sono andata proprio sul sicuro, e il colore è questo malva. A differenza dell'altro è molto più cremoso, infatti appare un po' più lucido, almeno così mi sembra. Si stende anche lui con una facilità estrema e sembra appunto essere molto più cremoso rispetto appunto all'altro. Infine, altro che ho preso, questo finish lo conosco, è un satin, è uno dei miei finish preferiti dei rossetti di MAC, e ho preso un rossetto che avevo già visto diverso tempo fa, un rossetto che esiste da tempo. Voglio farvi vedere la differenza, se si vede in video, tra il classico rossetto di MAC che noi conosciamo, il solito proiettile che noi conosciamo, rispetto a questo qui che è il Powder Kiss, il nuovo rossetto opaco. Ecco, si vede proprio dal video che questo qui è lucido, questo qui invece è completamente opaco. Di questo qui, del satin, che dicevo è uno dei miei finish preferiti di MAC, perché non è opaco, quindi non è matte, quindi non è secco e quindi non mi fastidisce, non è troppo cremoso e quindi resta comunque a lungo il rossetto sulle labbra anche se mangiate, e ho preso la colorazione Faux, che è questo nude, che anche lui volevo provare da diverso tempo, spero sia un nude che fa il caso mio,
E infatti è molto simile a Mer, forse leggermente più caldo, però lo trovo davvero bello. Questo qui quindi è... appare sempre cremoso e quindi lucido, ma meno cremoso rispetto magari ai classici cremosi, anche rispetto a lui, il satin è meno cremoso. Questo erano i miei due bottini di Look Fantastic e di MAC. Io in realtà ho intenzione di fare un video aggiornamento su tutti i miei rossetti di MAC, visto che l'ultimo che vi ho girato l'ho fatto diverso tempo fa, quindi magari... Facciamo un aggiornamento, un upgrade e nulla, chiaramente se vi fa piacere, se vi va di supportarmi, mettetemi un like e iscrivetevi al canale. Io come sempre vi mando un bacio e noi ci vediamo presto, ciao!